Oddio, mi sento emozionatissima, la stanza è enorme, piena di gente, non vedo l'ora, lo adoro questo Papa e per questo sono qua, è bellissimo. Siamo veramente molto emozionati, questa è una bellissima occasione, siamo felicissimi, siamo arrivati da Milano in tanti, siamo in 1800 dall'Istituto Leone XIII ed è una grandissima gioia incontrare questo Papa meraviglioso che è molto vicino ai ragazzi, molto vicino alla gente. Una giornata davvero interessante questa, unica, per certi versi l'occasione di incontrare il Papa non capita tutti i giorni. No, infatti, quando mi hanno dato la notizia ho pensato le scuole tutte gesuite riunite sotto uno stesso tetto, sarà qualcosa di veramente emozionante. Cosa ti piace di più di questo Papa? Di questo Papa? È carino, è dolce, sa di nonno. È una dimostrazione di affetto per questo Papa Francesco che è vicino a noi e noi dimostriamo di essergli vicini. È veramente un tripudio di gioia e tutti quanti aspettano di incontrare Papa Francesco e soprattutto porteremo a lui la voce dei più piccoli. Tutti gli alunni delle nostre scuole hanno scritto un tema, una letterina a Papa Francesco dove esprimono i loro desideri, i loro sogni. Oggi siamo qua, primo Papa gesuita, il primo incontro per me con un Papa e con, penso, forse presumo di dire, il Papa della storia. Se avrai dei momenti difficili, ricordati che è stato Dio ad assegnarti questo incarico e Lui crede in te. Sappiamo che il lavoro di Papa è difficile, ma tu te la stai cavando bene. L'educazione che diamo ai gesuiti, punto chiave per il nostro sviluppo di persone, è la magnanimità. Noi dobbiamo essere magnanimi, col cuore grande, che a me mi ha fatto tanta forza per diventare gesuita, è la missionarità, andare fuori, andare alle missioni, annunciare Gesù Cristo. E credo che questo è proprio della nostra spiritualità. Dopo che hai incontrato il Papa Francesco, come ti senti? Benissimo, non ci riuscivo, ho toccato la sua mano. È stato gentile e carino, con tutti quelli che gli hanno fatto delle domande. È un'esperienza fantastica. Sicuramente è una brava persona e oltretutto sa comunicare con la gente, che è già un gesto buono. È stato molto bello quello che ha detto a proposito dei passi, il rischio, rischiare nella vita è importantissimo, come è importantissimo avere dei punti di riferimento e delle certezze. È fantastico. Questa è una straordinaria. Grazie. Ringraziamo il Signore che ce l'ha donato. Grazie.